Care famiglie, buonasera e benvenuti a Roma. Siete venute pellegrine da tante parti del mondo per professare la vostra fede davanti al sepolcro di San Pietro. Questa piazza vi accoglie e vi abbraccia. Siamo un solo popolo, con un'anima sola, convocati dal Signore che ci ama e ci sostiene. Saluto anche tutte le famiglie che sono collegate mediante la televisione e l'internet. Una piazza che si allarga senza confini. Avete voluto chiamare questo momento famiglia? Vivi la gioia della fede. Mi piace questo titolo. Ho ascoltato le vostre esperienze, le storie che avete raccontato. Ho visto tanti bambini, tanti nonni. Ho sentito il dolore delle famiglie che vivono in situazioni di povertà e di guerra. Ho ascoltato i giovani che vogliono sposarsi, seppure tra mille difficoltà. E allora ci domandiamo, come è possibile vivere la gioia della fede oggi in famiglia? Ma anche io vi domando, è possibile vivere questa gioia o non è possibile? C'è una parola di Gesù nel Vangelo di Matteo che ci viene incontro. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. La vita spesso è faticosa, anche tante volte tragica. Abbiamo sentito recentemente. Lavorare è fatica, cercare lavoro è fatica. Trovare lavoro oggi ci chiede tanta fatica.